Sopralluogo ieri nell'ex albergo Turritania, oggetto di un recente ripulisti. Sono stati portati via 41 tonnellate di materiale accumulato nel corso degli anni, quindi dalla, come dire, la plastica situazione del degrado, dell'abbandono che ha caratterizzato questo fabbricato. L'intervento prelude ai prossimi lavori che nella struttura porteranno alla costruzione di 18 appartamenti di housing sociale, il tutto finanziato coi fondi del PNRR e all'interno del PINQUA, programma innovativo qualità dell'abitare. Verrà approvato il progetto definitivo, lo smaltimento di tutti questi rifiuti consente all'impresa TICA che si è aggiudicata l'appalto di fare le verifiche statiche per presentarci, io spero, tra settembre e ottobre, il progetto esecutivo. Una volta approvato, l'inizio dei lavori è previsto per ottobre, un'opera che è solo il pilastro di altre che a satellite interesseranno la parte bassa del centro storico, dalla riqualificazione di Porta Sant'Antonio fino all'ex gasometro e al recupero di altri 32 alloggi da adibire a servizi collettivi. Tenete conto che per ciò che riguarda la riqualificazione di vari immobili abbandonati del centro storico di proprietà comunale e in più il Turritana dovranno essere, spero, conclusi entro i termini previsti dal piano nazionale di ripresa e resilienza che è fissato per il 2026.